Ciao amici nottambuli, ieri notte film super popolare La giornata balorda, 1960. Tipicamente pasoliniano, con un pizzico di neorealismo, Pasolini scrive la sceneggiatura sul soggetto di Moravia, Bolognini dirige. E si parte subito con una bella inquadratura tra i meandri dei palazzoni popolari, canti romaneschi dei terrazzini mentre passa Ermon Nezzaro. È la storia di Davide, Jean Sorel, ventenne di Borgata, sfaccendato, diventato padre da qualche giorno. La mamma è la giovane vicina di casa, Ivana. Il film racconta una sua giornata a spasso per Roma con la speranza di beccare un lavoro. Davide è mal visto dalla sua famiglia e anche da quella di Ivana. Per loro è soltanto uno scansafatiche. In realtà durante questa giornata sembra quasi impegnarsi a trovare un impiego, ma riesce a beccare dei balordi peggio di lui, tra uffici di ragionieri e raccomandazioni. Trovare lavoro non è facile, Davide trova tante distrazioni, l'ex fidanzata Marina, vanno a fare l'amore sui tetti, sempre a spasso, senza una lira per mangiare. Comunque grazie ad un imbroglio fatto assieme all'ex fidanzata, trova un impiego come facchino a bordo di un camion che trasporta olio. Durante il primo viaggio conosce la sua bella titolare, Freya, interpretata da Lea Massari. Lui è un bel fusto e fa colpo su di lei. Ci sarà una breve storiella d'amore. Il film è molto bello, soprattutto per i dialoghi, un po' cinici, un po' ironici, tipica ironia romanesca, ben curati. Che ora è? Mi stanno a cascare mutande dalla fame. E poi le bellissime riprese di una Roma in bianco e nero, bella come non mai. Comunque, a differenza di altri film scritti da Pasolini, questo sembra meno tragico del solito, ma ripeto, il soggetto è di Moravia. Dai racconti, il naso e la raccomandazione. Sorel è convincente nel ruolo dello sfaticato, anche se ha la faccia un po' troppo pulita. Molto brave tutte le attrici femminili. Appare anche il bravissimo Paolo Stoppa nella parte del ragioniere che fa le raccomandazioni. Ha un ruolo abbastanza antipatico. Insomma, un bel film, consigliato, soprattutto se state cercando lavoro, potrebbe darvi qualche spunto. Io l'ho visto diverse volte, il film mi pare che sia disponibile nelle varie piattaforme digitali, ma è disponibile anche in DVD. Per questa volta è tutto, sono il Cinefilo Notturno, se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!